noi ieri pomeriggio avevamo avuto notizia dagli avvocati che oggi ci sarebbe stata la lettura della sentenza. L'ambasciatore era in aula insieme ad altri funzionari e immediatamente a sentenza venuta ci ha chiamato. Erano le ore 6:30 in Italia. 6:30 di questa mattina, il giorno più bello da 5 anni a questa parte, grosso modo. Sì, direi proprio di sì. Che percorso è stato? Vogliamo ripercorrerlo un attimo? È stato, noi non abbiamo mai, né noi né il nostro figlio abbiamo mai perso la fiducia e la certezza che prima o poi la verità sarebbe venuta fuori. Sono stati 5 anni lunghissimi, devo dire che mio figlio è stato grandissimo, non ha mai perso un attimo di speranza, un attimo di ha sempre mantenuto il suo equilibrio, è stato veramente, è quello che ci ha aiutato a superare questo momento difficile. Noi ci sono stati attimi di preoccupazione, a volte anche molto intensa, però noi abbiamo sempre avuto rassicurazione da parte del Ministero che comunque le due cose marciavano su binari diversi, quindi sotto questo aspetto le istituzioni sono state molto vicine, sono sempre state al nostro fianco.